La città della scienza rinasce attraverso un viaggio interattivo e sensoriale per esplorare il corpo umano. Una mostra permanente a pochi metri dall'edificio ottocentesco bruciato nell'incendio che devastò parte del complesso. Era il 2013. Dopo 4 anni la città della scienza torna in vita, con stanze colorate, ipertecnologiche che raccontano come siamo fatti. Basta mettersi in gioco per capire quali arti muoviamo, quanti battiti ha il nostro cuore o come funziona il cervello. Un giorno tu puoi conoscere giocando, questo è un esempio concreto di come funziona corporea, sono tutti exhibit, sono tutti giochi di scienza, puoi conoscere come è fatto il nostro corpo, è un viaggio olistico, tutti i nostri, come dire, organi sono tutti uno incrociato con l'altro. 5.000 metri quadrati e 14 spazi tematici, tutti da scoprire, aiutati da robot come questo che legge e riproduce le nostre espressioni facciali. Un passo importante per promuovere e divulgare la scienza dopo l'interruzione brusca che ha rischiato di cancellare un progetto nato negli anni 90. Un attentato incendiario ancora non chiarito definitivamente. Intanto il 19 marzo aprirà anche il più grande planetario.